La Guardia di frontiera ucraina ha diffuso un video in cui uno dei militari racconta che le loro unità, insieme alle forze armate ucraine, hanno catturato un luogo strategicamente importante nella regione di Donetsk in direzione di Bakhmut. Nel 584esimo giorno di guerra, il portavoce del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha dichiarato che durante la notte l'esercito russo ha attaccato nelle regioni di Sumy e Vinnytsia e che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 9 razzi ucraini sulla regione russa di Belgorod. Nell'anniversario dell'annessione di 4 regioni ucraine, a Mosca Vladimir Putin ha nominato Andrei Troshev, già ufficiale della Wagner, nuovo comandante del gruppo dei mercenari. La decisione evidenzia il piano del Cremlino di integrare l'esercito regolare russo i leader del gruppo Wagner dopo la morte del loro capo Yevgeny Prigozhin. Venerdì Volodymyr Zelensky ha commemorato le vittime del massacro di Babi Yar a Kiev. Nel 1941 34.000 ebrei ucraini furono uccisi dai nazisti. Almeno su una cosa Kosovo e Serbia sono d'accordo, servono più truppe NATO. Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha accolto con favore la decisione dell'Alleanza Atlantica di rafforzare la propria presenza nella regione dopo la recente escalation di violenza. In Kosovo è già presente la KFOR, forza di pace guidata dal generale italiano Angelo Michele Ristuccia. We need NATO because border with Serbia is very long. And the Serbian army has been recently strengthening its capacities. Venerdì la polizia kosovara ha fatto irruzione in diverse località del nord del Kosovo, zona in cui la popolazione è a maggioranza serba. Anche il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, aveva già chiesto di sostituire l'autorità della polizia kosovara con un'operazione di peacekeeping della NATO. Domenica scorsa a Banjica un agente di polizia kosovaro è stato ucciso da un commando serbo, a cui ha fatto seguito un lungo assedio ad un monastero dove gli uomini armati si erano asserragliati. Bandiere sventolanti e atmosfera festosa sulla Piazza Rossa di Mosca per commemorare il primo anniversario della dichiarazione di annessione di 4 regioni ucraine alla Russia. Migliaia di persone si sono radunate nel cuore della capitale per celebrare qualcosa che la realtà nega: il pieno controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Il presidente russo ha chiesto ad un comandante anziano della Wagner di reclutare volontari per il combattimento e ha onorato la memoria dei militari caduti in battaglia. Putin ha poi sottoscritto il decreto che prevede il reclutamento di 130.000 coscritti quest'autunno. In linea di principio non verranno inviati in Ucraina, le cui accademie militari continueranno ad addestrare i futuri soldati per l'esercito. Sullo sfondo della guerra russo-ucraina accade qualcosa di eccezionale in Germania. Berlino infatti ha concordato per la prima volta un partenariato strategico con le 5 repubbliche ex-sovietiche dell'Asia centrale. Cosa ha in mente? A fine summit è arrivata la dichiarazione congiunta del cancelliere tedesco Olaf Scholz e dei capi di Stato di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Berlino spiega che il partenariato strategico è destinato a consolidare e migliorare la cooperazione esistente da 30 anni. Il partenariato si concentrerà su economia ed energia, clima e ambiente, cooperazione regionale e scambi. A tal fine saranno istituite consultazioni regolari. Scholz ha concordato con i capi di Stato di tenere il vertice del 2024 in Asia centrale. I leader di 9 paesi dell'Europa meridionale, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, riuniti venerdì a Malta, hanno chiesto all'Unione Europea di finalizzare un nuovo accordo su migrazione e asilo e di aumentare gli sforzi per prevenire le partenze dal Nord Africa. Al termine del vertice, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto una risposta europea unita alle questioni migratorie. Il vertice di Malta si è svolto mentre al largo delle coste della Libia una nave della Guardia Costiera libica si è scontrata con un gommone che trasportava 50 migranti, rovesciando l'imbarcazione. Non si registrano vittime.